in Lombardia sta portando avanti partendo dalla riforma sanitaria. Sì, esatto, come ha detto lei, è un momento importante nell'ambito di un percorso formativo per i medici del nostro territorio. Stiamo facendo il punto della situazione, dello stato di avanzamento, dell'attuazione della presa in carico della cronicità sul nostro territorio che Regione Lombardia ha ormai iniziato. È un momento importante perché è un momento di condivisione e di approfondimento della tematica per evidenziare i nodi critici, per cercare di risolvere e soprattutto per condividere un percorso che è molto importante per il paziente, per il soggetto cronico, ma anche per il soggetto fragile, perché la Lombardia è un territorio ricco di iniziative e di servizi per la persona. La rete lombarda è una rete molto diversificata che è in grado di assistere la persona in tutti i suoi bisogni. Questo percorso di presa in carico della cronicità è in grado di mettere a sistema tutte le iniziative e di prendere in carico i bisogni della persona in maniera globale. La figura del medico di medicina generale in questo percorso è fondamentale e strategica, quindi la condivisione con i professionisti di questo percorso è essenzialmente fondamentale e imprescindibile. Ecco, però ricordiamo che proprio all'inizio della riforma sanitaria ci fu una sorta di tour in Regione Lombardia dell'assessore Gallera, che è lo stesso assessore della sanità in Lombardia, è stato rinominato. Ci fu un convegno a Varese, un incontro perlomeno con i medici di base a Varese, all'Aula Magna dell'università. Ricordo che ci furono anche delle polemiche e un certo ostracismo da parte dei medici di base su questa riforma. Certo, eravamo agli inizi del percorso e soprattutto eravamo anche in una fase in cui si stava approfondendo insieme ai professionisti le tematiche e i contenuti di questo percorso. Essenzialmente la condivisione e l'approfondimento sono i momenti strategici per poter collaborare con questi professionisti. Agli inizi effettivamente c'erano alcuni nodi critici che grazie a loro si sono potuti meglio approfondire e soprattutto evidenziare quello che è una cosa importantissima, che il medico di medicina generale è il clinical manager di tutte queste tematiche, di questi bisogni, di questa presa a carico della cronicità. E quindi giustamente un percorso in un colloquio, in una discussione chiara, una discussione chiaramente onesta, trasparente, è stato molto utile perché ha permesso, come ha detto lei, di evidenziare alcuni aspetti critici, di modificare alcuni percorsi e ancora si sta lavorando in questa direzione perché, ripeto, è importantissima la collaborazione dei professionisti del territorio. Senza la loro collaborazione il percorso di presa in carico non ha le gambe per andare avanti.